quanta percentuale di responsabilità ha veramente l'uomo sulle catastrofi che avvengono, l'ultima in Sardegna? Ah beh, no. Le catastrofi non esistono, esistono solo gli eventi naturali che diventano catastrofici per colpa nostra, dunque la responsabilità è tutta dell'uomo, non vedo di chi altro potrebbe essere, insomma, francamente. Quindi il clima che cambia, il pianeta che diventa, l'atmosfera del pianeta diventa più calda, gli oceani più caldi, questo dipende dalle nostre attività industriali, dunque è molto, molto facile trovare le responsabilità. Il problema è che non le si vogliono riconoscere, perché poi bisognerebbe fare qualcosa. Questo qualcosa non da tutti è accettato, o viene ritenuto accettabile, perché viene visto come un freno alle attività produttive. Ma sono proprio quelle attività che provocano un problema. Chi potrebbe fare qualcosa per riprendere il territorio, risanarlo? Ma in Italia molto potrebbero fare i cittadini, come quasi in tutto il mondo, ma poi anche gli amministratori e coloro che governano effettivamente. Ma forse ancora di più il passo lo potrebbero fare le attività produttive, cioè le imprese, le ditte, le industrie, le aziende. Devono capire che la riconversione ecologica è anche una riconversione economica e che questo porterà al loro vantaggio o non svantaggio, almeno sul medio termine. Purtroppo in Italia abbiamo una classe imprenditoriale un po' miope, non cieca qualche volta. Tempo fa la Emma Bonino auspicava la rottamazione degli edifici, potrebbe questa essere una soluzione? Per strutturazione degli edifici che esistono, sì, ma in Italia meno si costruiranno, nel prossimo futuro meglio sarà. Se li buttiamo giù forse sarebbe bene nemmeno ritirarli su tanto, ce ne abbiamo davvero troppi. Sono d'accordo per la prima fase, meno per la seconda.